Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio. Foto di ANSA. Foto traffico illecito di rifiuti in vari paesi europei, false fatturazioni e riciclaggio. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico, NOE, in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia tedesche, che hanno portato a 18 misure cautelari emesse dal GIP di Milano. Le accuse sono di associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti, riciclaggio e autoriciclaggio e altri reati. 14 persone sono state arrestate. Tra questi, 6 indagati sono finiti in carcere, 8 ai domiciliari. Altre 4 persone sono state sottoposte ad obbligo di dimora. Sequestrati anche 90 milioni di euro, somma ritenuta pari ai profitti illeciti dell'associazione criminale, che secondo gli investigatori venivano reinvestiti nello stesso traffico di rifiuti o in altre attività illecite. Coinvolto l'ex proprietario del Novara Calcio, tra queste attività ci sarebbe anche l'acquisto di alcune quote, che sono state sequestrate, del Novara Calcio, società di serie C. In vari paesi UE con un giro di false fatturazioni ed attività di riciclaggio.